Le tigelle o crescentine sono delle focaccine lievitate tipiche dell'Emilia-Romagna. Sono squisite e perfette per un antipasto. Si gustano con pesto modenese, affettati e formaggi freschi. Consiglio di provarli, sono una vera delizia. Gli ingredienti che utilizzerò per questa ricetta sono 600 g di farina manitoba, 80 g di strutto, 150 ml d'acqua, 150 ml di latte, 10 g di sale, 10 g di lievito fresco. Nella ciotola metto la farina, aggiungo lo strutto, verso l'acqua e il latte. Metti il lievito e incomincio a lavorare il tutto. A questo punto aggiungo il sale. Continuo ad impastare fino a quando otterrò un impasto liscio e ben amalgamato. A questo punto lascio lievitare al calduccio, coperto con un canovaccio, per circa 2 ore. Ora che l'impasto ha raddoppiato il suo volume, taglio dei pezzi di circa 40 g ciascuno. Formo delle palline. Le ho disposte sulla spianatoia in modo distanziato. Lascio lievitare per circa 30 minuti, sempre coperti con un canovaccio. Ho fatto riscaldare per bene la tigelliera, spennella con un po' d'olio. Posiziono le palline ormai lievitate al centro di ogni stampo. Chiudo e lascio cuocere per 2 minuti per lato. Quando sono ben dorate da entrambi i lati, tolgo e tengo al caldo, coperti con uno strofinaccio. Ecco, le tigelle sono pronte per essere degustate. Io li farcirò con il pesto modenese, voi potete farcirle seguendo i vostri gusti. Mi raccomando, tenetene qualcuna da parte, sono ottime con la Nutella. Non ci credete? Consiglio di provarle. Noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao! Ah, dimenticavo! In giro troverete diverse tigelliere con decorazioni differenti. Un bacione!